A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia. Webinar di questa sera dedicato al mercato americano con un grande ospite illustre, Gianni Mattioli, che ripropone alcuni degli argomenti che avevamo trattato nel webinar precedente, con lo stesso autore, appunto con Gianni Mattioli, il 10 dicembre scorso. Andremo a vedere che cosa è successo ai 10 titoli di cui avevamo parlato in quel webinar, che tipo di performance hanno avuto i titoli. Dal 10 dicembre a oggi sembra passata una grande era geologica, visto che abbiamo vissuto il 1 dei dicembre più brutti della storia della borsa americana. Contrariamente alle aspettative del rally natalizio, abbiamo avuto un affondo piuttosto significativo del mercato che poi sembra essersi ripreso nel corso del mese di gennaio e che ora è arrivato ad un video importante che vede gli indici principali americani in una posizione dove tutti ci chiediamo se ancora sarà necessario un ritracciamento prima di riuscire ad andare verso nuovi massimi, oppure se andremo addirittura verso nuovi massimi. Questo è il grande video di questo momento. Vediamo che cosa è avvenuto a quei 10 titoli azionari di cui avevamo appunto parlato il 10 dicembre, quindi ormai 2 mesi e mezzo fa, 2 mesi e 20. Sarà interessante vedere che cosa è successo. Poi Gianni Mattioli ci ha preparato una chicca particolare, che è il possibile acquisto da parte di Apple di Netflix, qualcosa che è destinato ad incidere profondamente sul mercato azionario. Stiamo parlando di uno squalo delle massime dimensioni come Apple, che divora un altro squalo più piccolo come Netflix. Stiamo parlando di pesci veramente grandi che si mangiano tra di loro. Parliamo quindi di qualche cosa che è destinato a essere effettivamente rivoluzionario, ad incidere profondamente sia sul mercato dal punto di vista dei consumatori, sia dal punto di vista delle dimensioni di impresa di queste due grandi, di questi due grandi colossi americani. Poi ci sarà un terzo argomento, ma non lo anticipo perché sarà Gianni Mattioli a parlarne ulteriormente nel corso del webinar. Vi ricordo che Gianni Mattioli è l'autore di Nasdaq Professional, è il servizio reso su Traders Cup, sul canale di Traders Magazine Italia destinato ai segnali operativi. Vi ricordo che l'abbonamento a Nasdaq Professional può essere sottoscritto nella pagina abbonamenti di Traders Cup, dove trovate anche tutte le informazioni inerenti al servizio, e vedremo che prepariamo una offerta speciale per tutti i partecipanti a questo webinar e avremo modo di parlarne nel corso del webinar stesso. Vedo che ancora alcuni partecipanti sono in caso di collegamento, ma dobbiamo dare la parola al nostro relatore, Gianni Mattioli, che vedo già pronto collegato con noi. Gianni, se sei d'accordo, ti passo il controllo del video in modo Va tale bene. che puoi proiettare le slide che hai preparato per noi. Prego, Gianni, si vedono già bene le slide, a te la parola. Bene, buon pomeriggio a tutti. I contenuti del webinar di oggi sono i seguenti. Come ha anticipato Maurizio Monti, vediamo che cosa è successo ai 10 titoli che avevamo segnalato nell'ultimo webinar del 10 dicembre come potenziali titoli da inserire in un portafoglio 2019. Parleremo di questa possibile operazione di acquisto da parte di Apple su Netflix,
Abbiamo selezionato 9 titoli del settore cannabis che a nostro avviso sono da seguire nel 2019 e poi commenteremo in modo più approfondito 3 titoli sotto la lente, in 3 settori diversi: la salute, le auto elettriche e la cannabis. Per la salute abbiamo selezionato e-health. Per le auto elettriche abbiamo selezionato Tesla e faremo una panoramica sul futuro del mondo delle auto elettriche. E nel settore cannabis abbiamo selezionato Cronos. Veniamo alle aziende che avevamo selezionato il 10 di dicembre. Noi avevamo individuato 3 settori con potenziale di crescita, che era l'intelligenza artificiale, le fibre ottiche e la cannabis. Per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, avevamo selezionato Salesforce, Nvidia e Baidu. Baidu è il Google, cinese, un motore di ricerca. Per quanto attiene le fibre ottiche, avevamo selezionato Acacia Communications, Finisar e Oclaro. Per la cannabis avevamo selezionato Aurora Cannabis, Canopy Growth e GV Pharmaceutical e per ultimo la Tilray. Vediamo che cosa è successo dal 10 dicembre ad oggi. Queste sono le quotazioni il giorno del webinar. Questo è Salesforce, Nvidia, Baidu, Acacia Communications, Finisar, Oclaro, Aurora Cannabis, Canopy Growth, GV Pharmaceutical e Tilray. Queste erano le quotazioni il 10 di dicembre, queste sono state le quotazioni di venerdì scorso. Qui in generale c'è stato un forte aumento del valore dei titoli, arriviamo addirittura al 43% di Canopy Growth, c'è Acacia Communication che anche lei è andata molto bene, il 38%. Qui ho segnato questo valore in rosso di 151 dollari che riguarda GV Pharmaceutical. Questo era un dato di venerdì scorso. Ieri sera la GV Pharmaceutical ha presentato il suo bilancio 2018. Come prevedevamo, è stato un bilancio molto positivo. Oggi GV Pharmaceutical è in rialzo del 15% e quota intorno a 175 dollari, quindi questo valore qui non è più attuale, va sostituito con 175 e quindi la crescita di GV Pharmaceutical è intorno al 40% da quando l'abbiamo segnalata. Quindi diciamo che complessivamente il portafoglio che noi avevamo ipotizzato per il 2019 sta dando dei risultati piuttosto soddisfacenti. Ci sono 2 titoli che non hanno risposto alle nostre aspettative. Vi commento adesso il perché. Come vi dicevo, Baidu è una società cinese motore di ricerca. Questo leve ritracciamento di Baidu è dovuto a un motivo politico, e cioè il problema che c'è dei dazi tra gli Stati Uniti e la Cina. Finché questo problema dei dazi non verrà risolto e non si capirà come saranno strutturati questi incroci di dazi tra le 2 potenze mondiali, gli investitori americani rimangono un po' alla finestra e questo riguarda un po' tutti i titoli cinesi quotati nel mercato americano. Ha riguardato Baidu che diciamo, ha ritracciato qualche punto percentuale, Alibaba lo stesso, ma è esteso un po' a tutte le aziende cinesi quotate al mercato americano perché c'è questa, diciamo, politica temporanea di stare alla finestra sui titoli cinesi. Tilray è un fatto tecnico, spiego perché. Tilray è entrato in borsa al Nasdaq il 18 giugno scorso e per le regole che vigono sugli IPO, sulle quotazioni in borsa, c'è un periodo che si chiama lock-up period, cioè un periodo di blocco che dura 6 mesi. Per i primi 6 mesi chi ha acquistato titoli tramite un IPO non li può vendere. Questo blocco è terminato il 18 gennaio scorso. Tilray è entrato in borsa il 18 di giugno a 16 dollari e qualche giorno prima della fine del blocco, il 14 di gennaio esattamente, Tilray quotava a 100 dollari. Quindi tutti coloro che hanno comprato Tilray a 16 dollari e lo
lo hanno visto quotato 100 dollari 6 mesi dopo, ovviamente hanno venduto perché hanno fatto una presa di profitto molto consistente, perché hanno moltiplicato per 6 volte il capitale nel giro di un semestre. Questo è il motivo per cui Tyrrey, che quotava 100 dollari, nel giro di 4 giorni è scesa a circa 70. Oggi si è un po' ripresa e quota intorno a 80. Questo è il motivo tecnico, non è un motivo aziendale, non è che Tyrrey ha presentato una trimestrale o un bilancio in negativo. È un motivo tecnico di come funzionano gli IPO negli Stati Uniti, per cui c'è un periodo di blocco. In questo caso, in questi 6 mesi, chi ha comprato a 16 è riuscito a vendere a 100, quindi ha chiaramente venduto e l'ondata di vendite hanno creato un ritracciamento del valore del titolo. Tyrrey, ne parleremo più avanti in maniera più approfondita, comunque presenterà il bilancio 2018 il 18 di marzo. Quindi aspetteremo quell'evento per valutare bene la società. La voce è chiara? Al momento direi di sì. Ok. Un attimo. Mi dicono che si sentono peggio me di te. Beh, mi dispiace per te, però tutto sommato è un vantaggio. Sì, va bene. Sai che i nostri Dunque. ascoltatori, voglio dire, non è che ce ne fanno mancare una, quindi se è così, è così. Prego, prego. Vai più avanti. Dunque, vediamo questa potenziale acquisizione di Apple. Questo è il grafico di Apple dell'ultimo anno. Vedete che era arrivata a quotare oltre 230 dollari, poi ha subito il declino di mercato che c'è stato tra novembre e dicembre. Qui in particolare c'è stata una perdita di circa il 20% quando la Apple Computers ha fatto delle previsioni non rose per quello che riguarda la vendita degli smartphone, particolarmente in Cina. Poi ultimamente il titolo si è ripreso abbastanza. Vediamo un po' i dati di Apple. Apple nel 2018 ha fatturato 263 miliardi di dollari. Apple dispone di una liquidità di oltre 250 miliardi di dollari depositati all'estero. Sono depositati alle isole Jersey, che sono un paradiso fiscale inglese. Devo specificare che con l'amministrazione Trump, una delle riforme fiscali che è stata fatta riguarda il rimpatrio di capitali esteri americani. Prima la tassa di rimpatrio era del 35%, Trump l'ha tagliata al 15,50%. Questo ha generato sul mercato americano un rientro di capitali esteri molto significativo. Si parla circa di 2-3 trilioni di dollari già rientrati negli ultimi 2 anni, ed è questa un'occasione per Apple per rimpatriare questi soldi e fare degli investimenti direttamente negli Stati Uniti. Vediamo il fatturato per linea di prodotto di Apple, perché questo ci sarà utile per capire quale direzione potrebbe prendere Apple nel fare dei futuri investimenti. Qui abbiamo il fatturato dell'iPhone negli ultimi 3 anni. Vedete che è cresciuto sensibilmente tra il 2017 e il 2018 e il totale è 170 miliardi più o meno di dollari sui 250 totali del fatturato di Apple. Il fatturato dei servizi, cioè tutta la parte cloud di Apple, sta crescendo in maniera importante, è passata da poco più di 20 miliardi di dollari a circa 37. Il settore, diciamo, chiamiamolo hardware, sia il MacBook, cioè il computer portatile di Apple, e l'iPad, che sarebbe il tablet, sono invece abbastanza stabili in termini di fatturato. Addirittura l'iPad è in decrescita. Qui ci sono tutti gli altri prodotti dall'Apple, dalla Apple Watch, Apple TV, eccetera, che comunque hanno un'incidenza relativamente marginale rispetto al fatturato totale. Apple ha una priorità, vuole crescere in questo settore, nel settore dei servizi. La parte hardware, le previsioni sugli smartphone sono di una crescita molto modesta nel futuro. Stesso discorso vale per i personal computer e anche per i tablet, questo lo vedremo un po' più nel dettaglio. Apple si è posta l'obiettivo di crescere in quest'area, l'area dei servizi, dove peraltro i margini
di utile operativo sono decisamente più elevate rispetto alle parti, ai componenti hardware. E vuole arrivare ad un fatturato di 50 miliardi entro il 2021. Questo è il target che si è dato il management di Apple. Adesso volevo presentarvi, per coloro che ancora non lo conoscono, il modello del Boston Consulting Group. Il Boston Consulting Group è una multinazionale americana nel settore della consulenza e questo modello che loro hanno messo a punto serve per classificare il portafoglio prodotti di un'azienda, oppure nel caso in cui l'azienda sia monoprodotto, serve per classificare, la tipologia di azienda. Maurizio, vuoi prendere la parola 30 Sì, secondi? beviti un bicchiere d'acqua, sento che hai un po' di tosse, stai tranquillo che noi intanto con le nostre cose. E allora, dicevamo prima, mi prendo anche il controllo del video, poi te lo ridò appena sei pronto. Dicevamo prima che su Nasdaq Professional abbiamo una offerta speciale, è l'offerta 6x12 più 100, quella tipica di Nasdaq Professional legata ai nostri webinar, offerta speciale per sottoscrivere 12 mesi di abbonamento al prezzo di 6 mesi più 100 euro, quindi solo 597 € per avere un anno di Nasdaq Professional, per avere quindi i consigli di Gianni Mattioli sul posizionamento migliore di portafoglio per il mercato americano. Ricordiamo che Nasdaq Professional oggi ha un portafoglio titoli potenziale di 8 titoli su cui andiamo a costruire delle posizioni che Gianni ci consiglia volta per volta. Gianni, intanto ti ridò il controllo del Va video, bene. puoi tranquillamente proseguire così la tua esposizione. Ti ricordo per ultimo che il sito dove poter sottoscrivere l'abbonamento alle condizioni speciali è il sito della Traders Cup, quindi www.traders-cup.it. Il sito operativo di Traders Magazine Italia. Se vuoi, Gianni, se sei pronto, puoi proseguire. Altrimenti io posso Benissimo. andare avanti anche fino a Oh, no. domattina, guarda, perché nel senso che sai, No, se parto. sono pronto. Ho un po' di reucedine, ma sono pronto. Tranquillo. Allora, dicevo, il modello del Boston Consulting Group è diviso in quattro quadranti ed è in funzione della quota di mercato del prodotto della società e del tasso di crescita di questo mercato di riferimento. I prodotti o le aziende si possono dividere in quattro tipologie. Ci sono le star, le question mark, cioè i punti interrogativi, le cash cow, che sarebbero i prodotti o le aziende che danno molti utili, insomma, utili da spremere. I dog è un termine dispregiativo per dire che sono dei prodotti o delle aziende che hanno scarse possibilità scarse opportunità di crescita nel futuro. Vediamo adesso, quadrante per quadrante, che cosa significa classificare un prodotto in uno di questi blocchi. Che cosa sono le stars? Le stars sono, come vediamo, prodotti o aziende che hanno una quota di mercato elevate e sono in un mercato in crescita. Quindi sono i prodotti o aziende in un settore in crescita e con alte quote di mercato. Questi prodotti, qui ci manca una T, scusate, ce la mettiamo, maiuscola magari. Questi prodotti hanno bisogno di elevati investimenti sia per supportare la crescita, che per la crescita del prodotto, che per mantenere la posizione di leader di mercato rispetto alla concorrenza. Quindi, diciamo, sono dei consumatori di capitale questi prodotti. Però al contempo sono prodotti che generano alti fatturati ed alti utili. Quando il mercato smette di crescere, cioè non si è più nella fase high, ma nella fase low di crescita di mercato, questi prodotti star diventano le cash cow, cioè sono prodotti da spremere in termini di utili. E quindi spesso questi prodotti cash cow servono proprio per finanziare altre attività. Vediamo quali sono i prodotti o le aziende che invece si identificano in questo quadrante qui. Quindi altre quote di mercato e i mercati che crescono poco.
Vediamole, sono quindi alte quote di mercato, quindi mercati con una bassa crescita. Questo tipo di prodotti o di aziende hanno meno bisogno di investimenti rispetto alle stars, perché il mercato ha una crescita, un tasso di crescita minore, quindi non richiedono grandi investimenti, però allo stesso tempo generano alti utili e spesso, come dicevo prima, sono finanziati, questi prodotti sembrano finanziare la crescita di queste star in alto a sinistra. C'è l'altra categoria che sono le question mark. Chi sono le question mark? Sono prodotti o aziende che hanno, diciamo, basse quote di mercato, però in un mercato ad alta crescita. Questa è la posizione tipica dei nuovi prodotti, cioè quando uno inserisce un lancia un prodotto sul mercato, normalmente inizia con delle basse quote di mercato, anche se il mercato è in alta crescita. Però se questo non è il caso, cioè se il prodotto non è nuovo, ma è già da tanto tempo sul mercato, lì si pone l'interrogativo, e da qui, diciamo, il nome del quadrante, question mark, che cosa c'è di sbagliato in questo prodotto che già sta sul mercato da diverso tempo, ma non riesce ad acquistare quote di mercato. E quindi che cosa si può migliorare di questo prodotto? C'è da notare che i maggiori investimenti di un'azienda nei propri prodotti riguardano proprio queste due categorie, le star e i problem child, perché sono due categorie di prodotti mercati ad alta crescita, quindi bisogna finanziare sia la crescita del mercato, ma anche mantenere la posizione importante all'interno di un mercato che cresce. Per ultimo c'è il quadrante dei prodotti o delle aziende dog. Questi sono prodotti che hanno basse quote di mercato con un mercato a bassa crescita. Sono generalmente prodotti o aziende che perdono quattrini e sono i primi usciti dal portafoglio prodotti, oppure sono quelle aziende che poi non hanno futuro e quindi chiudono i battenti. Questo è per quello che riguarda il modello del Boston Consulting Group, perché ripeto, serve a classificare sia un portafoglio prodotti, ma quando un'azienda è monoprodotto aiuta a classificare il tipo di azienda. Vediamo di applicare questo modello al portafoglio prodotti della Apple. Questo servirà per capire quali opzioni dovrebbe seguire la Apple nel fare acquisizioni. La Apple, nella categoria dei prodotti star, ha attualmente solamente l'iPad, cioè il tablet. Il mercato dell'iPad è molto cresciuto, dei tablet è molto cresciuto negli ultimi anni, ma si prevede una forte disaccelerazione nei prossimi anni, della vendita dei tablet. Peraltro avrete notato che tanto Samsung quanto Huawei stanno lanciando gli smartphone a tecnologia OLED, cioè con i LED organici, che sono quei nuovi smartphone che hanno un display pieghevole. E quando ho visto delle presentazioni, quando questo nuovo smartphone viene aperto in tutta la sua possibile dimensione, raggiunge un display che ha delle dimensioni di 8 pollici, quindi sostanzialmente diventa un tablet. E questo è il motivo per cui le previsioni future per le vendite dei tablet prodotti così come sono oggi sono in forte discesa, proprio perché futuramente gli utenti tenderanno ad acquistare degli smartphone che sono con la tecnologia OLED e quindi diventeranno automaticamente, quando dispiegati, dei tablet. Quindi questo è attualmente l'unico prodotto star che ha Apple in portafoglio. In termini di cash cow, cioè di prodotti da spremere in termini di utili, Apple è messa bene, nel senso che ha l'iPhone, perché ha comunque una quota di mercato piuttosto elevata, del 15%, l'iPhone della Apple. Però il tasso di crescita futuro degli iPhone, come è stato anticipato a dicembre, sarà minore di quella del passato, per cui è un prodotto in cui le quote di mercato sono alte, ma il tasso di crescita del mercato è basso, quindi è il tipo di prodotto da spremere in termini di utili. L'altro prodotto da cui ha potenziale
può prendere utili futuramente è il MacBook, cioè il personal computer prodotto dalla Apple. Il MacBook ha 10% di quota di mercato, però anche qui il mercato è in bassa crescita perché, come sapete, il settore della produzione dei personal computer è sempre più in discesa. In termini di question mark, cioè prodotti in cui non si sa bene cosa fare, la Apple c'ha la Apple TV che ha una quota di mercato irrisoria dell'1%, però è un mercato, quello dello streaming, con alta crescita, si prevede insomma una crescita annuale del 17% nei prossimi anni. Però Apple, come la sua rete Apple TV, non è riuscita a conquistare quasi nulla di quote di mercato e quindi si pone il problema cosa fare di questo prodotto, da cui appunto il riguardo question marks. Il prodotto, diciamo, da eliminare è l'iPod, che è un prodotto ormai obsoleto, con cui le quote di mercato sono comunque ridotte al minimo, e oltretutto è un mercato che ha una crescita addirittura negativa, quindi questo sarà un prodotto che uscirà sicuramente dal portafoglio della Apple prossimamente. Quindi, ricapitolando, diciamo, Apple ha diciamo, una buona posizione in termini di prodotti cash cow, cioè dei prodotti di cui spreme utili. C'è un prodotto che è la Apple TV che non si sa bene che futuro avrà. Questo sicuramente sarà un prodotto che dovrà uscire dal portafoglio. E qui Apple ha un prodotto star che è l'iPad, però è questa la zona in cui Apple dovrà investire per aumentare e migliorare il suo portafoglio prodotti, proprio nel riquadro delle star. Fatta tutta questa premessa, vediamo quali sono i possibili candidati per la Apple da acquisire. Ce ne sono quattro, non li ho definiti io, li ha definiti il mercato e gli analisti di Wall Street. Il candidato più probabile è Netflix, lo si dà al 40%. Netflix attualmente capitalizza 154 miliardi in borsa. L'altro candidato era Walt Disney, la Walt Disney, che capitalizza 167 miliardi in borsa. E poi ci sono altri due candidati di dimensioni minori, sia Activision Blizzard che Electronic Arts, sono due società che operano nel settore dei videogiochi, dei game online. Sia nel settore, sia per la parte PC che per la parte mobile. Sono due aziende piuttosto similari che potrebbero essere oggetto di acquisizione da parte della Apple. Discorso sulla Disney. Bisogna fare una breve precisazione. Era un candidato possibile per l'acquisizione della Disney, perché Apple ha la capacità finanziaria di acquisirla, solo che la Disney da circa un anno sta trattando l'acquisizione della Fox, del gruppo Murdoch, e questa acquisizione si dovrebbe concludere nel giro delle prossime settimane. È un'acquisizione da circa 70 miliardi di dollari, quindi questo valore che voi vedete di 167 miliardi di capitalizzazione potrebbe subire un forte aumento dopo l'acquisizione della grossa parte del gruppo Fox, perché la Disney sta acquisendo sia la 20th Century Fox, che sarebbero gli studi cinematografici di Hollywood della Fox, più tutti gli altri studios che ha la Fox, oltre alla Fox Television e una quota importante anche di National Geographic. Quindi la Disney sta differenziando nel settore cinematografico in maniera piuttosto evidente, e questo non sarebbe molto sinergico con le attività di Apple. Oltre al fatto che, come dicevo, dopo aver fatto l'acquisizione di Fox, bisognerà vedere quale sarà la capitalizzazione di borsa di Disney, potrebbe balzare in avanti di una cifra talmente elevata che la stessa Apple non avrebbe la liquidità sufficiente per acquisirla. Per quello che riguarda Activision Blizzard e Electronic Arts, dicevo, sono due aziende molto simili, più o meno hanno lo stesso fatturato. Activision Blizzard fattura circa 7 miliardi e mezzo di dollari, ne guadagna quasi 2, ha quindi un utile netto sul fatturato del 25%, capitalizza circa 34 miliardi di dollari e ha circa 4 miliardi di dollari di liquidità in cassa. Electronic Arts è molto simile, vedete anche la capitalizzazione di borsa, non è molto distante.
Electronic Arts fattura circa 5 miliardi di dollari, ha un utile netto sul fatturato del 20%, intorno a 1 miliardo di dollari, ha una posizione finanziaria migliore dell'Activision, perché ha circa 6 miliardi di dollari di liquidità in cassa rispetto ai 4 di Activision. Quindi queste sono le quattro potenze, erano quattro, diciamo che Disney in questo momento è un po' da accantonare perché con l'acquisizione di Fox potrebbero cambiare le carte in tavola. Queste sono le tre aziende che Apple potrebbe acquistare. Vediamo, questi sono i grafici di queste aziende. Netflix aveva avuto un andamento buono per tutto l'anno, poi come tutte le aziende americane tra novembre e dicembre hanno sofferto un ritracciamento forte dovuto alla discesa degli indici azionari. Poi da quando è cominciata a circolare voce di questa possibile acquisizione da parte di Apple, vedete che il titolo da 230 dollari è arrivato a 365, è aumentato di oltre il 50% nel giro degli ultimi 45 giorni. Disney è un'azienda molto solida, un leader del suo mercato, eccetera. Questa curva di discesa che vedete sembra molto evidente, in realtà è solamente la scala delle ordinate, perché in realtà nel mese di dicembre, quando c'è stato il crollo delle borse americane, il titolo Disney da 114 dollari è arrivato a circa 102, quindi ha perso solamente il 10%. Qui il titolo si sta riprendendo bene, perché è in fase di rittura di arrivo l'acquisizione della Fox, quindi c'è molta aspettativa da parte degli analisti su quello che potrà significare questa nuova acquisizione per il gruppo Disney. Activision, anche lei ha avuto un forte ritracciamento tra novembre e dicembre, poi non si è ripresa. Activision ha presentato 10 giorni fa, il 13 di febbraio, un buon risultato quadrimestrale, un buon bilancio, perché ha portato 90 centesimi di utile per azione su un fatturato di circa 2 miliardi e 800 milioni di dollari. Tutti i risultati molto buoni, solo che gli analisti si aspettavano di più. Aspettavano 1,30 dollari invece che è stato 0,90 e si aspettavano 3 miliardi di fatturato invece sono stati 2,8. Ma questo diciamo, ha poco a che vedere con l'attività aziendale che comunque è molto buona e produce dei buoni utili. Ha più a che vedere con le aspettative degli analisti di Wall Street che sono a volte un po' esosi e quindi poi penalizzano il titolo. Quindi vedete che il titolo qui ha avuto quando il 13 di febbraio ha avuto una discesa del quasi 20%, ma adesso si è ripreso. Questo riguarda Activision. Electronic Arts è un'azienda anche lei piuttosto solida, ha avuto la sua discesa novembre-dicembre, poi si sta riprendendo bene, ha presentato anche un buon bilancio 2018 e con un buon outlook per il 2019. Andiamo avanti e vediamo un po' chi è Netflix. Essendo Netflix un'azienda monoprodotto, valutiamola secondo il modello del Boston Consulting Group. Chi è Netflix? Netflix è una star perché il mercato streaming è in forte crescita nel mondo. Gli utenti Netflix nel 2018 sono stati mondialmente 137 milioni ed erano 23 milioni nel 2011, quindi c'è stata una crescita negli ultimi anni. Direi più che significativa. Tra l'altro, come quota di mercato, Netflix è molto forte perché uno degli concorrenti più diretti, che è Amazon Prime, ha 26 milioni di utenti rispetto a 137, quindi Netflix ha 5 volte il numero degli utenti di Amazon Prime, che è un concorrente di tutto rispetto. Anche Hulu, che è un'altra società di streaming, segue con 20 milioni e anche Hulu è una società importante negli Stati Uniti. Quindi vedete che le quote di mercato di Netflix sono molto elevate. E questo, avendo delle quote di mercato molto elevate in un mercato in crescita, la classifica Netflix come star. Vi avevo detto prima che il problema di Apple nell'investire questa quantità
immenso di denaro che hanno è proprio quello di rimettere in portafoglio delle nuove star, perché in termini di cash cow abbiamo visto che sono ben posizionati sia con l'iPhone che con il MacBook, e quindi quello che deve mirare la Apple nel fare le future acquisizioni sarà in questo riquadro qui. E Netflix effettivamente risponde come azienda ad una società che ha delle alte quote di mercato in un mercato in alta crescita. Vi cito alcuni dati di Netflix. Guardate, negli ultimi 3 anni il fatturato di Netflix è più che raddoppiato, è passato da 6,8 a 15,8 miliardi di dollari. Il profitto lordo, anche lui, è aumentato significativamente. Il profitto netto si è moltiplicato in forma geometrica, perché è passato da 122 mila dollari nel 2015 a oltre 1 milione e 200 mila dollari nel 2018. La posizione finanziaria ovviamente è molto migliorata, e diciamo è più che rosea, nel senso che Netflix aveva 1 miliardo e 800 milioni di dollari di liquidità in cassa nel 2015 e oggi rasenta 4 miliardi di dollari, che è una cifra di tutto rispetto per essere un'azienda di servizi. Morale della storia: Netflix capitalizza 150 miliardi di dollari attualmente, con un premio del 15-20%. Potrebbe essere un'acquisizione da parte di Apple di circa 100 miliardi, 180 miliardi di dollari, e sarebbe la maggiore acquisizione nella storia della borsa mondiale. Qui vi riporto l'elenco delle maggiori acquisizioni fatte ultimamente. Questa nel 2000, l'acquisizione gigantesca della AOL, che acquistò la Time Warner. Questa qui la Dow Chemical con DuPont. Questi sono i valori in miliardi di dollari. Qui avete la Heinz con la Kraft, quindi quando nel 2015 Warren Buffett, che è uno dei maggiori azionisti della Heinz, decise di forzare il management ad acquistare la Kraft per 100 miliardi di dollari, e qui ci sono poi la AT&T con la Time Warner, eccetera. Quindi vedete che l'acquisizione di Apple su Netflix per 180 miliardi di dollari sarebbe la maggiore acquisizione nella storia finanziaria mondiale. Vuoi un attimo, Gianni? Prego. Siamo a metà webinar, diciamo, se vuoi riposarti un attimo, faccio un attimo un intervento io, se sei d'accordo. Molto gradito, molto gradito. Ok, perfetto. Allora, torniamo quindi all'offerta speciale, webinar del 27 febbraio, prezzo 12 più 100 per prendere 12 mesi di Nasdaq Professional al prezzo di 6 mesi più 100 euro, quindi a soli 597 euro. Bene, per questo momento inizia la possibilità per tutti gli ascoltatori di poter mandare un WhatsApp, un SMS al 320 8756 444 per avere una promo ultra personalizzata in funzione della propria posizione cliente sull'abbonamento a Nasdaq Professional. L'abbonamento a Nasdaq Professional quindi può essere un'offerta in una condizione ancora migliore del sito, e mandate un WhatsApp o un SMS al 3208756 444 e ovviamente se ricorrono le condizioni per cui vi può essere applicata la promozione relativa. Ma vi dico anche un'altra cosa che prima di ripassare la parola a Gianni Mattioli per la seconda parte del suo intervento, lo interromperò ancora per circa 15 minuti. Perché aspettare 15 minuti di grande favore di pagamento sì. Ok, perfetto, grazie per aver fatto cessare il visivo. Adesso si torna a sentire anche la mia voce. Dicevo, è possibile quindi tra 15 minuti avere un'ulteriore promozione personalizzata se avrete la pazienza di ascoltare anche la seconda parte dell'intervento. Vi ripasso il controllo di internet. Va bene, grazie. Perfetto. Ok, dunque abbiamo chiuso l'argomento Apple che potrebbe acquisire Netflix. Abbiamo riclassificato il portafoglio di Apple, abbiamo visto che
L'area di carenza è nel settore delle star. Netflix è una star e quindi è un candidato all'acquisizione. Cambiamo argomento e parliamo di cannabis. Ne abbiamo già parlato diverse altre volte nei webinar precedenti. Qui abbiamo selezionato 9 titoli da seguire in questo settore nel 2019. Sono Aurora Cannabis, Afria, Canopy Grow, Cronos, GV Pharma, New Beverages e Pyxus International. GV Pharma, abbiamo detto poco fa, ha presentato il bilancio ieri, è andato molto bene come prevedevamo. E quindi il titolo è in forte rialzo. Adesso vi commenterò brevemente ognuna di queste 9 società per dare un quadro su quali debbano essere i titoli nel settore cannabis da seguire quest'anno. Dobbiamo fare una precisazione nel settore cannabis perché se ne si parla sempre in maniera molto generalizzata. In realtà il settore cannabis è diviso in due grandi attività. L'attività della coltivazione della pianta, quindi un'attività agricola, che è finalizzata alla produzione di foglie di cannabis per l'uso ricreativo e quindi un'attività, diciamo, tipicamente di coltivazione. L'altro settore della cannabis che non ha nulla a che vedere è il settore della biotecnologia, cioè specifico meglio, la cannabis ha 2 molecole fondamentali, la molecola THC che è quella psicoattiva. È quella che viene coltivata per uso ricreativo. E poi ha la molecola CBD, che è il cannabinoide, che invece è la molecola non psicoattiva, che agisce sul sistema nervoso periferico, mentre la THC agisce sul sistema nervoso centrale. La molecola CBD agisce sul sistema nervoso periferico e serve per curare una serie di malattie. Faccio questa specifica perché è importante per capire poi che tipo di aziende andiamo a valutare. Perché una cosa sono le aziende che operano esclusivamente nel settore agricolo per la produzione di foglie di cannabis per l'uso ricreativo, altro tipo di attività completamente diverso è il settore delle biotecnologie, cioè studiare la molecola CBD. Per capire quali malattie possa curare. È un settore quindi ad alta intensità di conoscenze medico-scientifiche, mentre l'altro è semplicemente un'attività di coltivazione agricola. Qui vi ho riportato le malattie che la molecola CBD è in grado di curare oggi. Vedete che sono molte, dal morbo di Alzheimer, Parkinson, la sclerosi multipla, la psicosi, l'ansia, la depressione, il cancro, la nausea, insomma, sono tante le applicazioni che si possono effettuare con l'utilizzo di questa molecola CBD. Tra l'altro, il fatto della progressiva liberalizzazione del cannabis a uso medico sta ampliando molto lo spettro di sperimentazione, quindi vengono sempre fuori nuove possibili applicazioni di questa molecola per la cura di nuove malattie. È importante questa premessa per capire perché si parla sempre di cannabis, ma raramente si distingue tra l'attività, quella tipicamente di coltivazione e quella invece ad alto contenuto medico-scientifico che riguarda questa molecola. Commentiamo adesso le nuove società di cannabis una per uno rapidamente. Questa è Aurora Cannabis, questo è il grafico dell'ultimo anno. Aurora Cannabis vedete che da dicembre ad oggi è cresciuta di oltre il 23%. Questo è uno dei titoli che abbiamo segnalato il 10 di dicembre e vedete che dall'inizio di dicembre a oggi ha avuto un aumento del circa 30-35%. L'11 febbraio scorso ha presentato i risultati del suo secondo trimestre, il fatturato, questi qui sono dollari canadesi, quindi un dollaro canadese vale 0,75 dollari americani. Il fatturato del trimestre è passato da 11 milioni di dollari dell'altro anno a 54 milioni di dollari canadesi nell'ultimo trimestre, quindi ha quasi quintuplicato il fatturato. Aurora Cannabis ha prodotto nell'ultimo trimestre 7 tonnellate di cannabis, che rappresenta il 20% del mercato canadese. Afria. Afria
avuto un forte aumento di valore dall'inizio di diciamo da metà dicembre fino ai giorni più recenti. È passata da 4 dollari, vedete qui, a dicembre, a circa 10. Il motivo è stato questo, che il 23 gennaio, quindi siamo in questa parte qui, c'è stato un tentativo, diciamo, un'OPA ostile da parte di un'altra società canadese, la Greenworth, che ha valutato Afria a 6 dollari. Il board di Afria ha risposto in maniera molto negativa, dicendo che 6 dollari erano veramente una sottovalutazione del valore aziendale, e anche se la Green Growth aveva valutato l'azienda a oltre 2 miliardi di dollari. Tutta questa botta e risposta fra le due società ha diciamo, sviluppato l'interesse degli investitori, che hanno, diciamo, messo sotto la lente questo titolo Afria e hanno cominciato ad acquistare azioni perché hanno visto che in effetti l'azienda valeva ben più di 6 dollari. E questo è il motivo per cui nel giro di 2 o 3 settimane l'azienda è passata da 6 dollari a circa 11, ha quasi raddoppiato il proprio valore, adesso per accettare una presa di profitto recentemente. Comunque è un'azienda che capitalizza 2 miliardi e mezzo di dollari, quindi un'azienda ben capitalizzata. Presenterà il bilancio 2018 il 15 aprile, quindi ci aggiorneremo nei prossimi webinar per vedere com'è andata questa società. Canopy Growth. Canopy Growth è una delle aziende più ricche nel settore cannabis. Vedete che da dicembre ad oggi ha aumentato circa il 40%, 45%, da 25 dollari è andato su a 47. Il 14 febbraio scorso ha presentato la sua trimestrale, quella relativa al terzo trimestre. Canopy Growth ha prodotto 10 tonnellate di cannabis, che rappresentano il 350% in più rispetto all'anno precedente, e ha fatturato 83 milioni di dollari canadesi, che grosso modo rappresentano il 290% di incremento rispetto allo stesso trimestre dell'anno passato. Canopy Growth ha in cassa la bellezza di quasi 5 miliardi di dollari, perché una multinazionale nel settore degli oncologici, la Constellation Brand, nell'agosto scorso ha pagato il 38% di Canopy, giustamente 5 miliardi di dollari. E quindi questi 5 miliardi di dollari rimangono in cassa la Canopy, che avrà delle grandi opportunità per fare acquisizioni o per fare investimenti nello sviluppo della propria attività, quindi è una delle società, diciamo, meglio posizionate da un punto di vista di crescita. Tra l'altro, nel settore della CBD, come vi dicevo prima, Canopy ha già 32 brevetti approvati per differenti prodotti e ne ha già presentati 140, quindi è un'azienda che ha una possibilità di espansione veramente significativa. Cronos. Di Cronos ne parleremo alla fine del webinar, perché è uno dei tre titoli tre titoli sotto la lente. Vi spiegherò perché c'è stata questa crescita da 10 a 22 dollari, lo vedremo un attimo nel dettaglio alla fine del webinar. Andiamo avanti, GV Pharma, ne abbiamo già parlato prima, presentando un ottimo bilancio. L'azienda adesso oggi è in rialzo del 15%, aveva già avuto un buon rialzo da dicembre ad oggi. GV Pharma è un'azienda inglese che ha due prodotti fondamentali nel portafoglio: l'Epidiolex, che diciamo, cura l'epilessia infantile ed è molto diffuso negli Stati Uniti. Sativex sono tutti due prodotti che usano la molecola CBD, quella non psicoattiva. Sativex cura la sclerosi multipla. Sono due ottimi prodotti che hanno avuto una grande ricezione da parte del Food and Drug Administration. Quindi anche al di là dei risultati di oggi, del rialzo del 15%, GV Pharma è una di quelle aziende che avevamo segnalato il 10 dicembre come potenziale investimento per il 2019. New Beverages. New Beverages è una società che storicamente ha sempre prodotto be bevande non alcoliche. Poi vedete che nel settembre dell'anno scorso ha detto che avrebbe prodotto bevande non alcoliche addizionate con questa molecola CBD per avere degli effetti ansiolitici, antidepressivi, eccetera. Quindi l'azienda
Vede che il titolo è passato costava più o meno $1, è arrivato a $7, poi insomma ha avuto dei ritracciamenti, ma adesso si è ripreso e continua a quotare $7. Non ha ancora detto quando presenterà il bilancio, questo lo aggiorneremo. È un'azienda che è situata nel Colorado, che è uno degli stati che ha liberalizzato totalmente l'uso della cannabis. Comunque la Wall Street danno una previsione di quotazione a un anno di questo titolo intorno a $10, sopra $10 in realtà. Pyxus International è un'azienda di tabacco, ha sempre prodotto tabacco, è una multinazionale di dimensioni medio-grandi. Ha presentato la sua trimestrale l'11 di febbraio scorso. Vedete che il mercato ha ricevuto molto bene questa trimestrale. Il titolo è passato da 13 a 23, $25 grosso modo ha raddoppiato il suo valore nel giro di 15 giorni, perché Pyxus ha una struttura aziendale molto imponente, è una multinazionale, ha alcune migliaia di dipendenti, ne ha 3.000 in realtà, e quindi il fatto di essere entrata nel settore della cannabis, diciamo, gli dà una potenzialità di crescita considerevole. Ha fatto una serie di acquisizioni ultimamente ed ha un target di produzione annua di 100 tonnellate di cannabis all'anno. È comunque una società che già in questo momento nel settore tabacco fattura circa 2 miliardi di dollari l'anno, quindi una società di tutto rispetto. Perdona, Vediamo, scusa dimmi. un attimo, solo un minuto di interruzione per dire ai nostri ascoltatori che da questo momento parte la super promozione, nel senso che 10 fortunati ascoltatori più veloci della luce se rimandano un SMS, un WhatsApp al 320 8756 444, possono usufruire di una super offerta speciale riservata soltanto a 10 slot di chi ascolta in diretta. Aggiungo anche che chi ascolta questo webinar in registrato potrà usufruirne per 5 slot di loro soltanto. Quindi 10 posti per chi ascolta in diretta, 5 posti per chi ascolta in registrato, per avere sul numero 320 8756 444 la super promozione, all'abbonamento Nasdaq Professional. Prego Gianni, vai avanti, aggiornerò poi i dati sui SMS e i WhatsApp che stanno arrivando. Prego. Va bene. Dunque, eravamo rimasti a Tilray. Tilray, come dicevo all'inizio, è stato un IPO dell'agosto scorso. Ha avuto un incremento impressionante, è entrato in borsa a $16. Un mese e mezzo dopo quotava 220, sarà proprio una febbre dell'oro. Poi, insomma, ha ritracciato e, come vi avevo detto prima, il 18 di gennaio scorso è finito il periodo del blocco delle contrattazioni sulle azioni comprate tramite l'IPO, e quindi il titolo che quotava $100, lo vedete qui a gennaio, era arrivato a $100, poi ha avuto questo ritracciamento, ed è questo il motivo per cui tra i titoli che noi avevamo segnalato nel 10 di dicembre, questo è l'unico che ha avuto un percettibile ritracciamento. Ma ripeto, è un fatto tecnico, ma non riguarda l'attività aziendale. Tirrei presenterà il bilancio il 18 marzo, quindi ne torneremo a parlare nel prossimo webinar, che probabilmente sarà verso la fine di marzo. Volevo segnalare che recentemente Tirrei ha acquisito Manitoba Harvest. La Manitoba Harvest è un'azienda canadese, è stato, diciamo, un investimento da 300 milioni di dollari. Manitoba Harvest opera nel mercato americano da circa 20 anni ed ha una rete di distribuzione di circa 7.000 negozi negli Stati Uniti. Quindi questo Manitoba Harvest produce una serie di prodotti con la molecola CBD, quindi sono prodotti che curano malattie della pelle, stress e via di seguito, proteine varie, sono diversi i prodotti. Non è tanto importante i prodotti che Tilray ha acquisito, ma è quanto è importante la catena di distribuzione negli Stati Uniti e il marchio che è presente negli Stati Uniti da più di 20 anni ed è molto apprezzato. Quindi, diciamo, Tilray ha messo un piede importante come azienda canadese nel mercato americano. Vedremo adesso il 18 di marzo che date il bilancio presente e poi li commenteremo insieme nel prossimo webinar.
L'ultima azienda nel settore cannabis che abbiamo selezionato è Zinerba. Zinerba ha avuto un andamento un po', diciamo, disturbato, per dire così, durante l'anno. Però io l'avevo inserita perché secondo me è un'azienda con delle potenzialità. Per combinazione, 10 giorni fa, quando ho iniziato a preparare questo webinar, avevo selezionato Zinerba e ripeto, per combinazione negli ultimi 10 giorni sono successe due cose importanti. Beh, innanzitutto Zinerba da dicembre a oggi è aumentata del 100% di valore e questo già, diciamo, la dice lunga sulle potenzialità che può avere questo titolo. Presenterà il bilancio l'11 di marzo, quindi anche su questo ci aggiorneremo, ma due fatti importanti successi, uno il 21 febbraio, quindi meno di una settimana fa, e uno ieri. Zinerba ha ottenuto due brevetti importanti, uno un brevetto internazionale, sempre dal Food and Drug Administration, per un prodotto che cura l'osteoartrite con la famosa molecola di cui abbiamo già parlato, questa CBD. Ma ancora una più importante, questa è la notizia di ieri mattina, ricevuto questa patente numero 10 milioni e via discorrendo, che è valida da 17 anni, che è un fatto molto singolare negli Stati Uniti, per questo farmaco di Zinerba, Zinerba 002, che cura la sindrome Fragile X, che è una malattia genetica che colpisce i bambini, che purtroppo è piuttosto diffusa negli Stati Uniti. È una malattia che provoca difficoltà di apprendimento e di concentrazione, problemi di linguaggio, aggressività e ansia. È purtroppo una malattia piuttosto diffusa negli Stati Uniti e il fatto di aver ricevuto questo brevetto da parte del Food and Drug Administration per 17 anni fa pensare che questa è un'azienda che avrà una crescita di valore nel prossimo periodo interessante. Questa era l'ultima azienda da commentare individualmente nel settore cannabis. Adesso facciamo un altro esercizio rapido, riapplichiamo il modello del Boston Consulting Group per classificare queste nuove aziende. Allora, questa è una classificazione che ho proposto io. Allora, tra le star c'è sicuramente Aurora Cannabis, Canopy Growth, GV Pharmaceutical e Pearson International. Sono aziende, perché questo? Perché sono aziende, innanzitutto nel settore cannabis le aziende possono essere o star o question mark, perché il settore cannabis è un settore ad alta crescita, questo è fuori di dubbio. Quindi tutte le aziende che partecipano in questa attività o sono delle stelle o sono delle question mark, non possono essere in nessuna di queste due altre categorie. Tra le star, io ho inserito Aurora Cannabis e Canopy Growth, GV Pharma e Pyxos. Perché? Perché hanno delle alte quote di mercato. Vi dicevo prima, Aurora ha prodotto 7 tonnellate in un trimestre di cannabis e al 20% del mercato canabrese. Canopy Growth è quell'azienda che vi dicevo, che ha prodotto 10 tonnellate in un trimestre, ma che ha 5 miliardi di liquidità in cassa da investire per fare acquisizioni. GV Pharma ogni rialzo è il 15% perché il bilancio è veramente buono. Pyxos International è quell'azienda di tabacco multinazionale, quindi ha una posizione di alta quota di mercato e quindi queste sono le quattro che io avrei classificato come star. Le question mark sono Afia, Crono e New Beverages. New Beverages è quell'azienda che produceva be bevande analcoliche e che vorrebbe adesso aggiungere la componente non psicoattiva del CBD. Vediamo se ci riesce e vediamo se queste bevande avranno successo. Zinerba, anche lei, ha ricevuto dei brevetti importanti, vediamo come si svilupperà. Kronos la commenterò tra poco come titolo sotto la lente, vi di seguito. Tyrray non l'ho saputo classificare, Tyrray non saprei dire se è una star o una question mark. Devo aspettare il bilancio del 18 marzo per capire come si è posizionata in termini di mercato, che tipo di produzione è riuscita a sviluppare, sia in termini di coltivazione che in termini di biotecnologia. Abbiamo detto che ha fatto un acquisto importante acquistando un'azienda che è presente negli Stati Uniti da 20 anni con una rete di distribuzione di 7.000 negozi. Vediamo al prossimo bilancio che cosa ci dà e quindi vedremo se Tyrray deve stare da questa parte o deve stare da quest'altra. Andando avanti, chiudendo con
il settore della cannabis. Vediamo i tre titoli sotto la lente. Sono uno nel settore della salute, Tesla la conoscete tutti, è auto elettrica, e Cronos l'abbiamo già vista, è il settore della cannabis. Cominciamo con la prima, eHealth. Questo è il grafico di eHealth nell'ultimo anno, è un'azienda che è andata dai 15 dollari fino a 65 recentemente. Devo fare una premessa sul sistema sanitario nazionale americano. In America esistono due tipi di assistenza sanitaria. Una prima si chiama Medicaid e la seconda si chiama Medicare. Medicaid è rivolta alle popolazioni di basso reddito. Per basso reddito negli Stati Uniti si intende un nucleo familiare che abbia un reddito inferiore ai 2.000-2.500 dollari al mese. Questi valori variano da stato a stato, ovviamente sono più alti per la California, che è uno stato più ricco, e sono più bassi per gli stati del sud, tipo Tennessee, Louisiana, Georgia, ma non scendono comunque sotto i 2.000 dollari al mese. E quindi diciamo un'assistenza sanitaria rivolta alle famiglie meno, agli individui e alle famiglie meno abbienti. E questo è Medicaid. Poi esiste Medicare. Medicare è un'assistenza sanitaria agli anziani, a coloro che hanno più di 65 anni, ma è indipendente dal loro reddito. Quindi è un settore, diciamo, più ricco, dove si possono ricevere delle commissioni più alte di intermediazione nella proposta delle varie polizze assicurative, e Medicare è il settore dove opera eHealth. eHealth non opera nel settore Medicare, cioè non opera nel settore di assistenza sanitaria a basso reddito, ma opera nel settore Medicare, che è quello, è quello rivolto a coloro che hanno più di 65 anni. Vedete che questa azienda indubbiamente sta avendo successo, e poi questo, cioè, il grafico parla molto chiaro, ha moltiplicato per 4 volte il suo valore nell'arco di 12 mesi. Qui, cioè, vi ho indicato l'attività societaria, poi con calma, cioè, la potete leggere quando avete tempo. Ha recentemente presentato il 21 febbraio l'ultimo bilancio. Il fatturato è arrivato a 135 milioni di dollari nel trimestre, perché credo che IELT chiuda il bilancio a giugno, se non sbaglio, quindi questo è l'ultimo fatturato di un trimestre. È andato solo il 62% rispetto al fatturato del trimestre corrispondente del 2017, ha avuto un utile operativo importante di 51 milioni, che è più del doppio rispetto a quello dell'anno precedente. L'utile netto, anche lui, è andato. È andato bene, ha avuto un netto di $1,60 per azione. Era atteso un utile un po' più alto, per questo negli ultimi giorni IELTA ha ritracciato 5-6 punti percentuali, perché come al solito, insomma, gli analisti sono un po' pretenziosi e vorrebbero sempre di più dalle aziende. IELTA ha circa 1 milione di utenti negli Stati Uniti. Il fatturato del 2018 è stato di 250 milioni e ha avuto un utile di 23 milioni, corrispondente a $1,12 per azione. Le previsioni per il 2019 sono di ulteriore crescita. Il fatturato, che era di 250 milioni quest'anno, è previsto 293,10, quindi c'è un aumento del 20% previsto rispetto al 2018. Anche l'utile per azione, che è stato 112 $1,12 quest'anno, è previsto con un sensibile rialzo intorno al 20% rispetto al 2018. Questa è un'azienda che segnalo volentieri perché, a mio avviso, ha delle buone possibilità di crescita e è anche ben posizionata nel mercato, ha un'ottima reputazione. Infatti, anni segnalo agli ascoltatori che sono stati preoccupati 7 dei 10 slot disponibili. Allora vi posso fermare. No, volete avanti, mancano ancora 3 e vogliamo ovviamente privilegiare 10 ascoltatori come abbiamo annunciato. Fino a che non arrivano 10 SMS, stiamo qui, anche fino a domani mattina. Va bene, va bene. Mi prendo un caffè allora. Dunque, adesso vediamo gli altri due titoli. Tesla la conoscete tutti, credo, almeno per nome. Vi auguro di comprarne una, ma insomma, intanto per il nome. Vediamo un po' una panoramica rapida sul settore delle
e V, ed essere Dio posto nel mondo. Attualmente ci sono circa 4 milioni di veicoli elettrici nel mondo. Paradossalmente chi ce n'ha di più è la Cina, più di 2 milioni, poi Europa, Stati Uniti, e qui vi guardate con calma poi tutti questi numeri. Comunque era tanto per dire che oggi nel mondo ci sono 4 milioni di veicoli elettrici. Questo è un grafico che fa un po' impressione, cioè a dire, questo è il consumo previsto di energia delle auto elettriche da qui al 2040. È misurato in terawattora, il terawattora equivale a 1 miliardo di kilowattora. Adesso non vorrei far saltare la testa a qualcuno, comunque sono numeri impressionanti questi. Ecco, noi siamo qua, siamo nel 2018-2019, e questo, diciamo, è quello che l'energia che oggi viene consumata dai 4 milioni di veicoli nel mondo. Questa è la curva che ci porterà fino nel 2040, poi diviso per continente, diciamo, ma vedete che numero impressionante di energia che verrà consumata dalle auto elettriche nel 2040. Quando ho guardato questo grafico mi sono chiesto, ma come la produrremo noi tutta questa energia? Perché guardate che la progressione è veramente impressionante. Da dove produrremo tutta, come produrremo tutta questa energia non ho idea, però comunque non è un problema mio, qualcuno ci penserà. Certamente non potremo produrre energia con il gasolio, perché sennò diciamo, è il cane che si morde la coda. Però diciamo, le previsioni sono di forte, forte aumento di consumo di energia nel mondo per l'uso delle auto elettriche. Vediamo le proiezioni, quanto saranno queste auto elettriche? Questa è la proiezione 2017-2030. Guardate questo grafico qui sulla parte destra. Noi siamo qui più o meno nel 2018-2019, vedete siamo intorno a 4 milioni di autoveicoli, arriveremo a 220 milioni di veicoli nel 2030, quindi la crescita che poi comincerà secondo le previsioni degli analisti intorno al 2022-2023, il grosso di aumento di produzione di auto elettriche scatterà a questo punto qui, vedete che poi la curva ha un'impennata più evidente. Questo grafico di sinistra, diciamo sulla sinistra, io ci ho messo mezz'ora per capirlo, spero di esserci riuscito, adesso vi spiego. Questo grafico qui è un di cui di questo di destra, cioè il totale degli autoveicoli elettrici sarà nel 2030 220 milioni, di cui 120 saranno di new policies, cioè saranno veicoli innovatori tipo auto elettrici, camion elettrici, trattori elettrici e tutto quello che di mezzi di trasporto si può elettrificare. Quindi nel 2030 noi dovremmo avere 220 milioni di veicoli nel mondo, e questo dato è attendibile perché l'ho già rilevato in diversi, soprattutto dopo vi segnalerò uno studio da JP Morgan fatto molto bene, e questi dati battono, insomma, sono veramente, ci si aspetta 220 milioni di veicoli nel 2030 elettrici. Questo è un di cui, cioè ci saranno una parte intorno a 120 milioni di veicoli che saranno veicoli di nuova generazione, che oggi ancora non esistono, quindi qui avete tutte queste categorie e queste sigle sono che fanno un po' mal di testa, però posso spiegare, sono camion elettrici e tutto, insomma, che può essere, tutti i mezzi di trasporto che possono essere elettrificati. Questo è il panorama per quello che riguarda il mondo delle auto elettriche nel futuro. Vediamo Tesla. Dunque, Tesla finalmente nell'ultimo trimestre, nel quarto trimestre, ha registrato per la prima volta nella sua storia degli utili. Sono stati 312 milioni di dollari di utile nel trimestre. Le previsioni, a così dire Elon Musk, il fondatore, è che Tesla da ora in avanti produrrà utili tutti i trimestri, e questo, diciamo, ha incoraggiato gli investitori. Le auto prodotte da Tesla sono passate da 120.000 nel 2017 a 350.000 nel 2018, quindi hanno quasi triplicato la produzione, che era un po' il collo di bottiglia di Tesla, i problemi nella catena di montaggio. Fa bene sapere che, insomma, in realtà finalmente è arrivato inutile, perché questi sono i soldi che i capitali che ha bruciato Tesla negli ultimi 3 anni. Nel 2015 aveva utilizzato circa 1,5 miliardi di dollari di perdite, è arrivata a fine 2018 con 5 miliardi
capitali bruciati, diciamo così, per dirla. Quindi, diciamo, gli investitori avevano cominciato un po' a perdere la pazienza, e quindi il fatto di aver voltato pagina e aver portato per la prima volta nella sua storia degli utili farà bene all'immagine della società. Speriamo che questi utili continuino nel tempo, perché insomma, Tesla sta sotto i 5 miliardi di dollari. Questo qui è un dato di fatto. Andando avanti, queste sono le unità di produzione del modello 3, che è il modello di punta della Tesla, quello, diciamo, fatto per la massa, e quindi dovrebbe dare i maggiori volumi di vendita. Queste sono, vedete, nell'ultimo anno le unità prodotte. C'è stata ovviamente una ascesa abbastanza repentina, e attualmente sono state prodotte circa 160.000 unità del modello 3. Questa è la produzione settimanale del modello 3. La Tesla diciamo, ha promesso a mari e monti per più tempo che avrebbe prodotto 5.000 veicoli alla settimana. Diciamo che ci è arrivata, è intorno a 4.500, diciamo che più o meno l'obiettivo è stato raggiunto, quello di 5.000 veicoli a settimana di modello 3, per un totale di 250.000 veicoli all'anno. Quindi anche su questo Tesla è su un buon cammino. Questa è la Tesla modello 3. Una gran bella macchina, indubbiamente un po' costosa, fra 35.000 e 45.000 dollari con gli accessori, però insomma, per chi se la può permettere, è indubbiamente una bella cosa da guidare. Questo è il sito della JP Morgan, è il link della JP Morgan, dove c'è contenuto un gran bello studio. Fatto molto bene, approfondito molto bene anche tecnicamente, su tutto il mondo delle auto elettriche. Per chi ha tempo e diciamo, non si annoia a leggere l'inglese, consiglio questo studio, che è interessante. Queste sono le previsioni di Tesla di vendita. Vedete come c'è un aumento praticamente geometrico delle vendite, perché passiamo dai 150-200 mila recentemente al 2020 a mezzo milione di veicoli all'anno, di cui 250 mila, come avevo detto, dovrebbero essere 250-300 mila solo di modello 3. E qui sono i vari modelli che la Tesla intende introdurre sul mercato. Dunque, nel mondo delle auto elettriche non c'è solo la Tesla, cioè i giganti. Posso interromperti un attimo, Gianni? A Prego, parte prego. informare che siamo arrivati a 9, quindi è rimasto un solo slot disponibile, quindi cortesemente chi vuole approfittare dell'offerta specialissima per il 320 87 56 444, c'è un solo slot, quindi cortesemente affrettatevi in modo che riempiamo il decimo slot disponibile per l'offerta specialissima. Ora, una domanda: i concorrenti veri di Tesla chi sono? Sono le auto cinesi o chi ritieni che siano? Ma diciamo, il mercato è aperto, nel senso che tutte le aziende automobilistiche, notizia di stamattina anche la Fiat Chrysler, sta entrando nel settore delle auto elettriche. È un settore imprescindibile, nel senso che nel futuro, neanche molto lontano, penso che tra il 2023 e il 2025 le auto elettriche saranno non dico una parte importante, però significativa sicuramente, delle auto in circolazione. Quindi tutte le aziende, dalla General Motors alla Ford, alla Volkswagen, alla Toyota, alla Honda, sono tutte impegnate nello sviluppo di auto elettriche, perché quello è il futuro. E tra l'altro, più si va avanti, meno saranno vendute le auto a combustione, perché nel 2020 o nel 2021, chi è che compra un'auto a combustione sapendo che dopo 5 anni non vale più niente? Ok, Quindi, certo. c'è. Sono altre due Prego. domande che però mi riservo di portarle dopo, perché così continuiamo a vedere il discorso del potenziale di Tesla. Prego. Sì, c'è anche un'azienda cinese che si chiama NIO, Napoli, Imola, Otranto, che fa degli ottimi modelli di auto elettriche. Devo dire che Tesla ha una tecnologia per la produzione di batterie molto all'avanguardia, quindi sono un concorrente, a parte, diciamo, il design e l'intelligenza del fornitore. C'è proprio un motivo tecnico: Tesla può avere una marcia in più dal punto di vista degli accumulatori. Andiamo avanti. Quindi il mondo non è solo fatto di queste, il mondo dell'auto elettrica non è solo fatto di questi big.
Vi presento questa piccola azienda che è entrata in borsa 9 mesi fa. È un'azienda canadese, si chiama Solo. Diciamo tutto quello che è successo alla borsa americana tra ottobre e dicembre, ovviamente le prime ad essere penalizzate sono le aziende giovani in borsa, quindi vedete che questo titolo è andato giù da 6 dollari fino a 1. Poi qui è uscita una notizia che ha fatto schizzare il titolo di 300%, e cioè, ve lo faccio vedere, vi mostro prima questo modello. Diciamo, questo è decisamente meno attraente il design della Tesla, insomma, di fatto sembra un po' la macchina di Paperino, però è una macchina monoposto che ha delle caratteristiche molto buone e soprattutto a un prezzo di mercato veramente imbattibile. Vediamolo un attimo. Questo modello, questo è una moto elettrica monoposto. Ogni macchina costa 15.000 dollari, contro, come dicevo, i 35-45.000 della Tesla. Hanno già venduto 5.000 unità nella sola Los Angeles, e questa è la notizia che ha fatto schizzare il titolo del 300% 10 giorni fa. Ne hanno vendute già 5.000 unità solo a Los Angeles, e prevedono nella West Coast, cioè in California, di vendere 70.000 unità. Hanno già un backlog di acquisti considerevoli. Hanno ordini totali. Questa azientina ha già ordini per 2 miliardi e mezzo di dollari. È un'azientina, voglio dire, minuscola, di pochi dipendenti, un'azienda canadese, però evidentemente questo modello monoposto sta avendo successo negli Stati Uniti, perché sennò non si spiegano 2 miliardi e mezzo di ordini in portafoglio. Tra l'altro, questa macchina ha un aspetto un po' bizzarro, però comunque ha un'accelerazione buona, da 0 a 100 in 8 secondi, raggiunge 140 km l'ora, ha un'autonomia di 160 km e si ricarica solamente in 3 ore. Quindi, diciamo, è un mercato di nicchia, però voglio dire, non esisteranno solamente i grandi produttori, dalla Tesla, alla General Motors, alla Ford. Ci saranno probabilmente una serie di altre aziende, magari ci torneremo su questo argomento nei prossimi webinar. Vediamo, perché ci sono aziende che possono valorizzarsi bene. Questa, per esempio, che attualmente quota 4 dollari, sono convinto che se avranno un buon successo commerciale negli Stati Uniti, questo titolo andrà su di alcune unità di dollari. L'ultimo titolo è Cannabis, Cronos ne avevamo accennato prima. Questo è il grafico di Tronos. Adesso vi spiego perché negli ultimi 30 giorni questo titolo ha praticamente raddoppiato di prezzo. Qui c'è la descrizione della società. Cronos è un'azienda che opera nel settore marijuana medica, quindi non è dedita tanto alla coltivazione delle foglie, come dicevo prima, quelle ad uso ricreativo, ma opera nell'area biotech, cioè lo sviluppo di questa molecola CBD per cure che riguardano malattie del sistema periferico centrale. Cioè, produce anche dell'olio di cannabis, tra l'altro. Cronos, come dicevo, da dicembre è arrivata da 10 a 22 dollari, ma è 120%. Adesso vi spiego un attimo perché. Cronos ha tre partecipate, tra l'altro. Due al 100% che è Peace Natural, nel settore sempre della cannabinoidi. Original BC è un'altra azienda canadese che è controllata al 100%, BC perché si trova nel distretto del British Columbia in Canada. E poi ha anche un'altra piccola partecipazione del 21% in quest'altra società che opera sempre nel settore della cannabis medica. Dunque, la produzione attuale è bassa, 6 tonnellate all'anno. Abbiamo visto che Canopy Grow e l'altra, che si chiama Aurora Cannabis, hanno prodotto intorno a 7-10 tonnellate a trimestre, quindi sono aziende che hanno una grande capacità di produzione. Però la produzione prevista è di 40 tonnellate all'anno. Che cosa succede? Perché Cronos ha raddoppiato il valore nelle ultime settimane? Perché il 10 dicembre del 2018 Altria, che è una società che quasi nessuno conosce, ma in realtà è la società che controlla la Philip Morris, ha rilevato il 45% di Cronos per quasi 2 miliardi di dollari e ha valutato la società 4 miliardi.
Adesso avere come partner, non solo partner, ma come socio minoritario, la società che controlla la Philip Morris, quindi la maggior produttrice di sigarette al mondo, ha dato un impulso fondamentale alla valutazione dell'azienda. Vedete che dal 10, ecco, qui siamo più o meno al 10 di dicembre, l'azienda quotava intorno a 10 dollari, è arrivata l'altro giorno, quotava 24, insomma, ha più che raddoppiato il prezzo, perché ovviamente oggi come socio ha la società che controlla la Philip Morris, quindi è un socio di tutto rispetto. Tra l'altro Altria ha acquistato il 45%, ma ha un'opzione per arrivare fino al 55%. Quindi Cronos è un'azienda che ha un partner di importanza internazionale, è ben posizionato nel settore della cannabis perché ha 3 partecipate nel settore della cannabis medica. Da qui le previsioni di moltiplicare per 5 o per 6 volte la sua produzione di cannabis. E con un socio come Altria non dovrebbe avere difficoltà. La pubblicazione del bilancio di Cronos è prevista per il 5 marzo, quindi la settimana prossima. Queste sono le previsioni che vi riporto degli utili societari nel 2018, 2019 e 2020. Quest'anno Cronos ancora opera in lieve perdita, però vedete che dal 2019 sono previsti utili importanti di 16 dollari per azione. E questo vedo che con un partner come Altria Cronos riuscirà a ottenerlo. Maurizio, io per il momento mi fermerei anche perché siamo fuori tempo massimo, credo. Sì, credo che siamo vicini al tempo massimo. Volevo che tu rispondessi a una domanda di una ascoltatrice che ci chiede sostanzialmente qual è un modello di comportamento corretto, giusto, per quello che riguarda quei titoli che sono in prossimità delle trimestrali, bene, e che quindi poi danno origine a possibili gap che potrebbero essere positivi, potrebbero anche essere negativi. Cioè, quando ci si trova di fronte a una trimestrale, non c'è ovviamente una regola da poter seguire di posizionamento sul titolo. È necessario conoscere gli aspetti dei fondamentali, giusto Gianni? Dunque, adesso do una risposta molto rapida, ma per necessità non potrà essere esaustiva. Se posso avere poi Sì. l'email dell'ascoltatrice, rispondo in maniera più articolata per iscritto. Va bene. Diciamo che dunque, le trimestrali bisogna stare molto attenti con le società di biotecnologie, innanzitutto, perché possono dare delle sorprese molto positive o molto negative, e sono imprevisibili, perché basta dire che quel farmaco non ha raggiunto la soddisfazione nella sperimentazione, che il titolo va giù del 30%, analogamente può andare su del 30%. Diciamo che per rispondere alla signora è importante fare l'analisi fondamentale dell'azienda, cioè innanzitutto guardare lo storico degli utili nei trimestri passati e vedere ogni volta che la società ha dichiarato un utile se era maggiore o minore rispetto alle aspettative, perché quello è quello che fa la differenza poi nella valutazione di quel giorno quando il titolo presenta i suoi risultati. Ho fatto l'esempio poco fa di eHealth, che ha presentato una buona trimestrale, ha presentato quasi un dollaro operazione, però gli analisti aspettavano un dollaro e 30, quindi il titolo ha perso il 6%. Ma questo non riguarda le aspettative degli analisti, l'azienda va bene, continua a fare soldi, un'azienda che quotava 15 dollari, quota 65, quindi l'azienda sta andando bene, però ha ritracciato perché gli analisti aspettavano di più. E Certo. quindi anche quello conta, ci sono una serie di fattori. Spesso in questi settori, adesso poi lo vedremo. In alcuni settori, per esempio, tutti quelli che producono accessori per gli iPhone, siccome il mercato sta decelerando, non sarà tanto importante quello che ha fatto l'ultimo trimestre, quello che dirà sul futuro, perché adesso stanno uscendo dei bilanci, per esempio, che hanno dato dei risultati positivi nel 2018, però l'outlook per 2019 è negativo. Quindi la società è andata bene, ha fatto utile nel 2018.
Però è sufficiente che dica che gli utili nel 2019 saranno meno 20%, che il titolo va giù del 20-30%. Qui sono una serie di considerazioni che bisogna fare, ma sono individuali dell'azienda e del settore di appartenenza. Oggi, per esempio, nel settore retail in America c'è un forte scetticismo, perché l'e-commerce sta prendendo sempre più piede e ci sono aziende che invece hanno delle strutture di distribuzione fisica, cui, diciamo, il futuro è sempre molto problematico. Quindi, appena presentano una trimestrale o un bilancio e il fatturato è diminuito del 3% rispetto al trimestre precedente, arriva l'ondata di vendita. Il settore retail è molto sotto, diciamo, i riflettori in questo momento. Quindi dipende un po' dall'azienda e un po' dai settori. Ma se la signora mi dà un attimo di tempo, farò una relazione un po' più completa. Volentieri, volentieri, poi ti passiamo sicuramente anzi, consiglierei, no, la signora aveva anche chiesto le tue slide, approfitto per dire che chi le vuole può scrivere a info@tradersmag.it al servizio clienti, certamente non avremo problemi a mandarle, compresa alla persona che specificamente ha richiesto. Se questa persona poi vuole appunto anche questo ulteriore valore aggiunto che ha proposto Gianni Mattioli sulla sua domanda, lo specifichi magari nell'email in modo che possiamo girarla direttamente a Gianni Mattioli. L'indirizzo per le slide è quello del sito di Traders Magazine Italia. Non ve lo scrivo, ma non ve lo scrivo. Mi dispiace, no? Info@traders.it. Non è possibile che non lo conosciate. Va bene. Traders Magazine Italia esiste da 7 anni, se siete iscritti al suo sito, bene, se no, vedete voi. E perdonate, ma certe volte devo proprio esserlo. Samsung contro Apple oppure Samsung contro Huawei. Che cosa ne pensi, Gianni? Riesci a dare una tua opinione? Ma dunque, sicuramente Apple sono un attimo in ritardo verso questi cinesi che sono un po' più diavoletti, perché hanno già lanciato questo prodotto smartphone con tecnologia OLED, quindi sono i LED organici che consentono al display di essere pieghevole. Sicuramente Apple lo dovrà fare quasi immediatamente, se no perde quota di mercato a vista d'occhio. Apple, cioè il futuro degli smartphone, non lo vedo così brillante in termini di vendite, di fatturato e di utili, che sono stati venduti già veramente miliardi. Apple c'è il vantaggio, come abbiamo visto e discusso nel caso di Netflix, di avere una liquidità impressionante di 250 miliardi di dollari che sia la Samsung che la Huawei se li sognano. Apple ha un marchio molto più importante a livello internazionale rispetto agli altri due, quindi se la battaglia deve essere sugli smartphone, ma non credo che Apple nel futuro punterà molto in quel settore là. Dovrà differenziare, dovrà fare degli investimenti complementari, migliorare il proprio portafoglio prodotti, ma sì, non c'è più Steve Jobs, questo qui è anche un fatto da mettere in conto, però Apple per me è un'azienda vincente, ecco. Ok, bene. Mi sembra che abbiamo anche esaurito le domande. Il concorrente penso ne abbiamo parlato prima. Se, direi di sì, abbiamo a questo punto esaurito tutte le domande. Allora, servizio clienti di Traders Mag disponibile alla mail di info@tradersmag.it. Volevo prendermi soltanto un istante il controllo del video. Eccolo qua. Per ancora ricordare una ultima volta il numero 320 8756 444, perché mi avete lasciato con uno slot libero, una cosa inaudita, 9 invece che 10, vi prego, uno ancora, un WhatsApp, un SMS, se no rimaniamo qui fino a domani mattina. Sto scherzando perché uno deve di andare a magari a cena, va bene, non dico a dormire, però a cena. Per Gianni Mattioli sarà invece cena ancora un po' distante, però noi in Italia andiamo a cena più o meno a quest'ora, o quanto meno, tra una mezz'oretta da ora. Quindi 320 8756 444. Dunque,
Che cos'altro dire? Il webinar di domani sera, la strategia professional trading di Luciano Locasto. Luciano, come capite, è lo strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa, nominato quest'anno anche editor in chief dell'istituto. L'istituto andrà a costruire un importante portale internet che verrà pubblicato grosso modo fra 30 giorni, credo con la primavera, con l'avvento della primavera, quindi alla fine del mese di marzo o all'inizio di aprile, e sarà un portale veramente straordinario perché offrirà una quantità di servizi che nessun competitor sul mercato in questo momento è in grado di offrire, un po' come lo shop di Traders Cup, che offre una quantità di servizi che ormai il Traders Cup è diventato veramente il punto di riferimento del mercato per tutti coloro che amano i segnali di trading. Sotto sto scorrendo i servizi appunto offerti a Traders Cup. Qualche cosa di simile lo troverete sull'Istituto Svizzero della Borsa fra 30 giorni e sarà veramente straordinario avere l'abbonamento al nuovo portale dell'istituto. Bene, credo che siamo veramente fuori tempo massimo del tutto. Se ci sono domande a cui non abbiamo risposto volentieri, andremo in risposta più esaustiva in email. Ringrazio anzitutto Gianni Mattioli del webinar spettacolare a cui abbiamo assistito. Abbiamo visto un vero panorama del mercato azionario americano. E un vero spettacolo del Nasdaq e del mercato americano in generale. Danni, per favore, qualcosa che così rendi più chiara la mia voce. Dunque, sì, volevo ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato. Ci rivediamo verso fine marzo con un nuovo webinar di aggiornamento. Volevo anticipare che parlerò di Gevo, una società che produce isobutanolo, che è benzina verde. Faremo poi una valutazione online di Facebook, come abbiamo fatto già per Amazon e Google. E poi si aggiungeranno gli altri argomenti di attualità nei prossimi 30 giorni. Bene, grazie a tutti gli ascoltatori, mi raccomando domani l'appuntamento con la strategia Professional Trading di Luciano Locasto. Sul sito di Traders Mag c'è il banner da cliccare. Grazie ancora a tutti e arrivederci a domani sera.